Lucia, oggi sei una premiata in questa giornata del ringraziamento, si chiama. È una bella soddisfazione per te. Sì, sono molto, molto grata e onorata per questo riconoscimento. Sono felicissima, ringrazio veramente tutti. Partendo dalla mia famiglia, che è quella che mi supporta e sopporta, e a tutti voi per questo, i miei clienti, i fornitori, i miei dipendenti, tante piccole energie per una forza unica. Sono felicissima. Grazie. Quindi oltre ai premi dei gelati potrei appendere un altro quadro, un altro quadretto. A quanto pare sì, e sono molto orgogliosa e sono felice. Grazie. Un binomio imprescindibile. Nel lessico moderno, giovani non sono solo coloro che hanno pochi anni di esperienza di vita e di lavoro. Si può essere giovani anche quando l'età anagrafica sale, quindi puoi avere speranza, sì. Grazie. Ma la fiducia nel futuro rimane forte e l'esperienza una virtù importante. La città di Busto Arsizio conferisce il premio Enrico Dell'Acqua Difendere e Garantire il Futuro a Lucia Sapia. Imprenditrice nel settore della gelateria, prima donna campione del mondo di gelato della manifestazione internazionale SIGEP. Per il suo costante impegno nella valorizzazione dell'idea imprenditoriale che le consente da anni di vedersi assegnati prestigiosi premi, tre CONI della guida gastronomica, Gambero Rosso, grazie all'ideazione del metodo Natura, basata sul lavoro di ricerca scientifica condotto in collaborazione con un medico e un tecnologo alimentare per l'ottenimento di un prodotto che, mantenendo inalterati gusto e piacevolezza, garantisce le caratteristiche nutrizionali, salutari e benefiche. Complimenti, premiano il sindaco e l'assessore Manuela Mafioli. Diciamo dov'è però la gelateria a questo punto? Lo dice lei. Gelateria Il Dolce Sogno ha due punti vendita, uno a Busto Arsizio, uno a Castellanza, quello di Busto Arsizio in Viale Alfieri. E attraverso il premio a Lucia Sapia va il nostro grazie a tutto il mondo imprenditoriale cittadino, del commercio, dell'industria e dell'artigianato, per la costanza, la lungimiranza, l'intelligenza e lo spirito di intrapresa con cui ogni giorno affrontano le loro lotte quotidiane in un mercato sempre più difficile, contribuendo a tenere grande anche il tessuto economico della nostra città. Grazie.